Francesca Cipriani ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo. La showgirl ha parlato dell'intenzione di ricorrere di nuovo al chirurgo. Adesso voglio passare dalla settima alla nona di Sanremo. Dopo essere passata dalla quinta alla settima, dunque, Francesca Cipriani sembra non essere ancora soddisfatta del suo aspetto. Non sono matta. Un paio di taglie in più mi starebbero bene. Qui vengo definita maggiorata, ma in America una come me sarebbe addirittura piatta. Lì va di moda la quindicesima. Magari quella è esagerata, non ci arriverei. Francesca Cipriani. Sarò la Pamela Anderson italiana. Francesca Cipriani ha svelato di avere un legame speciale con l'America. Ho la doppia cittadinanza. I miei lavoravano a Cleveland, nell'Ohio. Si vede che sul lato estetico prevale la mia anima americana. Sarò la Pamela Anderson italiana. La televisione italiana, invece, a suo dire avrebbe dei pregiudizi sulle maggiorate. La showgirl sostiene di aver perso delle occasioni lavorative proprio a causa delle sue curve. In realtà essere maggiorate è un'arma a doppio taglio. Nella TV italiana non ho molto spazio. Sono stata esclusa da alcuni ruoli proprio perché ero troppo esuberante. Ma forse era solo una scusa. Nelle scorse settimane, Francesca Cipriani aveva spiegato di avere un piano B. La showgirl è pronta a diventare insegnante. Frequenterò una facoltà per poi diventare insegnante. Saprei io come conquistare la fiducia dei ragazzi. I giovani vanno coinvolti, facciamo una rivoluzione cominciando da look. Io non mi presenterei troppo scollata alle lezioni, ma vorrei essere libera di esprimere quello che sono. Troppa sobrietà è controproducente. Bisogna portare allegria in classe. Studiare deve essere un piacere. Chi se ne frega.